Tra i 10.750 disegni pervenuti da tutto il mondo, quello di Mia Massari è stato giudicato come il più originale. Grande gioia per l'alunna della quinta B della scuola Maestre Pie Venerini, che ha partecipato al concorso internazionale denominato Piccole Artisti del Natale e indetto dal Santuario di Gesù Bambino di Arenzano. Dopo una prima selezione di 1.300 disegni che andranno ad allestire una mostra, di cui 8 della stessa scuola di Fano, sono stati decretati vincitori nelle varie categorie, come l'attualità, la religiosità e la tecnica d'esecuzione. Mia, studentessa di 10 anni, ha vinto per aver interpretato in modo creativo e innovativo la natività. Il suo disegno lo ha intitolato La passeggiata dei Beatles. Mia, da che cosa è nata l'idea? Allora, è iniziata dai primi giorni di scuola, dove la mia maestra di CLIL ci iniziava a insegnare le prime celebrità inglesi, e allora da lì ci ha attaccato una foto dei Beatles nel muro, e io ho preso ispirazione da lì. E poi alla notte ci pensavo e ripensavo, perché comunque l'anno scorso sono rimasta molto avvilita dal fatto che non ero stato selezionato, perché io ci contavo molto. Allora quest'anno ho dato del mio meglio e ci sono riuscita. Che cosa ci ha raffigurato? Io ho raffigurato qui il bue e l'asinello con una macchina della polizia per segnalare la protezione che danno a Gesù Bambino. Qui c'è il pastorello con la pecora e poi c'è il semaforo con il colore giallo, che al posto del colore c'è la stella cometa. Mia, che cosa ti piacerebbe fare da grande? A me da grande piacerebbe fare o l'architetto o l'arredatrice di interni. Una passione tramandata dai suoi genitori, che lavorano nel settore del design, e il sogno di Mia potrebbe senz'altro diventare realtà, viste le capacità espresse sin da piccola, come racconta la sua maestra Samantha Bartolucci. Ho sempre detto di dover osare, non aver paura, e mi ha dato veramente un'emozione, una gioia grandissima alle mie anche aspettative. Da quanto tempo conosci Mia? Allora, Mia la conosco da diversi tempo, perché anni fa questa scuola già realizzavo dei corsi di fumetto e illustrazione, e Mia già aveva dato assolutamente una grande capacità al disegno, e già l'avevo individuata come una bravissima disegnatrice, ecco. Grande soddisfazione anche per la coordinatrice didattica Barbara Braconi. Siamo grati perché ogni occasione di questo tipo ci permette di rigustare proprio il dono che la scuola è. E in questo tempo di Natale avere ricevuto un premio per la rappresentazione di una natività ci dà anche l'occasione di rimetterci di fronte all'avvenimento del Natale. Ed è anche un'occasione per continuare a rimanere nel mistero del Natale, che in tutto questo tempo di festività ci segna e ci accompagna.